Buongiorno a tutti. Perché dico buongiorno? Un po' perché sono le 11 per voi che guardate questo video, un po' perché in realtà per me sono le 9 e mezza. Ed essendo una domenica di aprile in cui non si può fare nient'altro se non stare in casa con i propri cari, mia moglie soprattutto si è svegliata con una voglia, che io sparissi. No, non è vero. Con una voglia, con la voglia di una colazione all'americana. E allora noi accendiamo il Regal. E facciamo pancake, uova strapazzate e bacon, ovviamente. E magari sul fornello laterale. E vedete che cosa ho fatto nel regalo. Ho messo questa piastra di acciaio inossidabile, un accessorio, e poi ho messo questa piastra di ghisa, in modo tale che posso fare i pancake di qua. Anzi, pancake magari li faccio qua, e qui posso fare le uova strapazzate. Naturalmente poi potrò anche rimettere la griglia posteriore, quella superiore, per andare a mettere il mio bacon. Tanto il bacon non lo devo segnare, devo soltanto fare in modo che diventi croccante. Il mio regal sta raggiungendo i 150 gradi. Ho acceso anche il fornelletto, anzi no, l'ho aperto e basta per il momento. Adesso invece è acceso e vado a mettere sopra, ovviamente, tac, il caffè. Qui invece c'è la preparazione per le uova strapazzate. Sono due uova. Poi c'è un po' di erba cipollina che particolarmente adoro, pepe, sale e anche un goccio di latte. Vediamo dentro come si sta comportando. Ok, direi che ci siamo alla grande. Mi manca il bacon. Ah, anche i pancake, quelli li sta facendo mia moglie. Nella griglia superiore ho disposto 4 fette e un pezzettino di pancetta tosca, quindi quella che ho utilizzato anche per altre preparazioni, mi era avanzata, sempre mini marche delle carni. Sotto ho messo della stagnola, semplicemente perché non voglio che il barbecue si sporchi più di tanto, tanto siamo intorno ai 150-200 gradi massimo e l'alluminio può andare. Ho già passato un pochino di olio sia sulla piastra di acciaio inox sia su quella di ghisa. Adesso vado a lavorarmi la mia mix di uovo, il mio mix di uovo. Ce le lasciamo andare un po' così. Adesso invece andiamo a prenderci il liquido dei pancake. Preparazione dei pancake, più che il liquido dei pancake. Questo è un insert che stiamo aggiungendo perché ci siamo dimenticati di spiegare come si fanno i pancake. La preparazione era ottima, poi l'abbiamo mangiato, era pure buono. Ah no, questo lo vedete dopo. Vabbè, insomma, sicuramente mia moglie vi può dire di più. Diana, come era fatto il pancake? Non te lo ricordi? Domanda a tradimento, dai, che ce la puoi fare. Allora, c'era sicuramente della farina, un uovo, del lievito, ma le quantità non me le ricordo assolutamente. Ok, allora le guarda un attimo e la troverete tra 10 secondi scarsi. Prego, vai pure. Vatta fida. Ok, questo è il bigino, vai pure. Qui c'è il bigino, vai. Allora c'erano 200 grammi di farina, 250 di latte, 2 uova, 30 grammi di zucchero, 30 grammi di olio di semi, 10 di lievito, un cucchiaio di aceto, un pizzico di sale e una noce di burro per la cottura. Ma Finito. a te come piacciono i pancake? Che la gente vuole sapere? A me piacciono quando li fai tu. Ecco, non ci interessa comunque, ciao. E andiamo. Direttamente sulla griglia di ghisa. Iniziamo a farne due, poi faremo gli altri. Intanto le uova sono quasi pronte, ovviamente raschietto, e andiamo a togliere anche il resto della crosticina dalla teglia di acciaio. Sono andato un po' lungo da una parte, ma l'altra non l'ho sbagliata, o comunque l'ho sbagliata meno. Vedete che ho quasi finito anche con la pancetta. Adesso metto su gli ultimi pancake che mi rimangono. Il piatto comincia a prendere forma, anche se sembra un po' un mappassone. Allora, vedete qui il piattone? Io rompo un pezzo di
pancake. Molto buono. Bello morbido. Funziona. Mentre ho tolto la piastra d'acciaio inox e vedete che tutto il resto dell'uovo che mi è rimasto attaccato è diventato una chips di uovo. Che buono, funziona. Andiamo a vederci il bacon. E anche il bacon è pronto, quindi adesso lo tolgo. Il caffè è bollito, è salito, quindi a cavallo. Ragazzi, ovviamente non si può fare sempre questa colazione, altrimenti si muore nel giro di pochi giorni, però oggi è domenica, quindi ci siamo lasciati andare e abbiamo provato anche a capire quanto è versatile la cottura su un barbecue a gas che mi ha consentito di essere acceso in 10 minuti e adesso in 5 vado a mangiarmi tutto. Sapete dove trovarmi? Ciao, bacione!